Sono nuovamente a casa solo e questa cosa è inspiegabile. Semplificato un errore di edit. Mamma, dato che non c'è nessun errore di... Hey Sam, I see you're coming Va in bene. late now. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges. Towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Allora, ammetto che è tutto davvero molto molto interessante e lo dico seriamente, è tutto molto interessante, ma non, ma questo codec, ok, la stessa cosa di Metal Gear, tra l'altro, non potevo utilizzarlo camminando, la butto lì. Non potevo utilizzarlo camminando. Sarebbe stato carino. Allora, devo andare alle consigli un attimo per cambiarmi gli stivali. Perché sto... non è più sostenibile. Mi stanno abbandonando, devo fare ancora parecchia strada. Potrebbe sbattere violentemente la porta da un momento all'altro. Stupendo. A me serve suggerire. Mi faccio comunque un paio di stivali nuovi. Vabbè. La chiesa. Ma sono le 5 e mezza, tra l'altro. Qualcuno ha... No. Va bene. Si va a livello B, giusto di livello 3. Ok, armadietto privato, rimaniamo su solo gli stivali. Ora ho un nuovo paio di stivali e anche un po' di lag. Ok, ammetto che quando tira vento c'è anche freddo, non solo fresco, ma un po' di freddo. Non è che tira vento poco. Se mi arrivasse più vento sarebbe meraviglioso, stare con la felpa, stupendo. Beh, non me ne arriva così tanto. I miei capelli non sono d'accordo con me. Però faccio apposta, capito? Perché parlando, insultando il vento, poi arrivo. E sono andato così da mettermi la felpina. E anche da... Santi per il ciuffo, per i capelli non rimasti attaccati alla cuffia uno a due. Sì, c'è una desolazione, cazzo, che c'era anche prima, però prima non me ne ero accorto. Ora è proprio tristezza infinita, ragazzi.
ci stiamo avvicinando anche alla fine del nostro viaggio. Va bene così, è giusto così. Ah, fuori dalla rete chiale. Ok. Ho rischiato. Ma è mio! Ma cosa? Ma è mio! Che cazzo, ma chi se ne è mai accorto? Ma chi se lo ricordava? Va bene. Va bene. Ninna nanna sta arrivando la mazza. Devo smetterla. Io ho in testa sta canzone da come l'ho ascoltata prima. Dimmi. Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's Beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's Beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's Beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a Death Stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. Ah, stavo seguendo. Ho preso un attimo il telefono perché mi ha scritto mio padre. Che casino! Che cazzo di casino! Però è tutto molto figo. Ora ho messo pure la felpa perché stavo aumentando il vento. Ovviamente voi non vedete più un cazzo perché la webcam è una puttana. Ora che ho messo pure la felpa, sicuro 1000%, 1000% che il vento smette. Sicuro proprio, non. Nemmeno bisogna discuterne, sicuro.
Tanto siamo praticamente arrivati a Lincoln City. Mi mancava un po' sta zona, e dopo, minchia, tutte le ore passate nelle montagne, normale, un pochino. Beh. Ok. No, 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 Ciccio, non devi prendere i sassi. Proviamo. Perché no? Ah, perché devo entrare dall'ingresso. Dall'ingresso, bastardi. È lì. Ah, ok. Parte al primo ascolto. Hand it over. Shoot him, John. Shoot him. I gave you an order. Shoot him. Ha ucciso lui, Clifford. Che cazzo? Per ordine della madre di Sam.
Mi sono arrivati dei messaggi. Col vento che aumenta sempre di più attraverso il campo di battaglia, beh, da Cliff, andiamo a parlare di faccia a faccia. Ti prego. Beh, tecnicamente è suo figlio e non tuo, Sam, però... Vietnam? Non lo so, mi hai ricordato Forrest Gump, non può essere. Nina na na nina, sta arrivando ma zio, e sta svegliando che sembra. Porta via quello che può. Chi è Nina nonna di Mazzaro mentre scappo nel Vietnam? La puttana! Corri, Sam. Pistola anti-SIA. Me ne fai una cosa? Oh, non si butta via niente. Sì, sa un po' di Vietnam questo posto. Merda. Nonno. No, non ho bisogno momentaneamente di mangiare criptobionite. Ho solo bisogno di correre. Scappa! Che casino! La puttana! Ok, fatto! Ok, che devo fare? Picchiare Cliff? Ma una soluzione diplomatica? Ok. Ok. No. Ok. Ricarica. No, devo per forza utilizzare il fucile d'assalto. Perché consuma sangue ma meno. Quindi... Ok. Il problema è che non sto. Io sto per morire. Io sono morto. Morire può essere un problema. Ordine fallito. Quale ordine? Morire può essere problematico. Quando hai lo scopo di sopravvivere,
Sarà l'ultimo scontro con Cliff? Non credo, perché mancano ancora degli episodi. Prego? Questa è nuova. Ah, qui abbiamo la criptovianita. Buono. Allora col cazzo che mi sposto da qui. Ok. 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 Ah, posso anche ritornarci ora che ho scoperto dov'è, eh. Io voglio pisciare nel Vietnam, poi. Proprio nel Vietnam, capito? Prendo... Ah, ma tu sei qua. Ok. Ok. Buongiorno. Ok. Vai. Mangia altra criptovianita. Buongiorno. Devo valutare. Ti sparo addosso tutta la barriera, Cliff. Dov'è il punto di raduno? Sembra essere da quel lato. Altra criptobionita. Ok. Sì, è da questo lato. Ci sono le cose... Prendiamo un attimo la pistola. I want you to be happy. No? Mi stai dicendo che è un soldato della guerra... Nella prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale del Vietnam, non piace marshmallow? Peccato. Marshmallow si sposa bene col significato di estinzione. Parte le stronzate. Io non capisco il perché delle balene in sto gioco. Mi è completamente oscuro, posso essere onesto. Proprio completamente. Ok. Posso anche prenderli a cazzotti i soldati? Sì, posso. Non va molto a mio vantaggio, però posso. Ok. Ok, un bel headshot. Dov'è? No! Ok. Ok. Cliff, eviti di fare lo stronzo, io volevo esserti amico. O meglio, aiutarti almeno un minimo. Ti devo vomitare addosso un intero caricatore, cazzo. Mangia criptobionite fino a vomitarla anche dal buco del culo. Dopo questo non so che prendo una piadina e la mangerò. Mi sembra una bella idea. Già.
Ah, qui? Ok. Merda. Ok. Va bene. Queste sono le uniche parti un filo complesse del gioco. Cioè complesse, un filo difficili. Non così tanto, però. Diciamo che rispetto a un gioco dove devi solo camminare quando ti ritrovi in una zona di guerra a sparare è un pochino. Un po', Ok. Dai. Ho bisogno di... criptobianite. Ok. Mangio a scorpio. No, 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 no. Pezzo di merda, tu mi devi far curare. Non... mi devi far curare. Ah, ho smesso anche di... di mangiare merda. Porta in spalla. Fai lo schiavo, cazzo. Buongiorno. I just want you to be happy. Ok. Allora. Ammetto non ho ben visto il posto dove risulta. Lanciamolo meglio il carico. Oh, molto meglio. Anche nelle gambe. Di qua. Buongiorno. Ah, è da questo lato. Ok. No, 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 vai. Ok. Ok, è andata, arrivederci. Ok. No. No, 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 no. Qua dietro, criptovenita, a scoppio. Vai. Prova a sparmi ancora. Andata.
Give me back my baby. Are you Clifford Unger? Who are you? Are you the father? They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. And again, when the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Ci vediamo quindi nella prossima parte. Sì. Ora anche il tofè.